Bentrovati voi tutti ad un nuovo appuntamento con Insieme Oltre 2000. Quest'oggi la nostra attenzione è dedicata in particolar modo al mondo della scuola, dell'educazione e all'insegnamento della religione cattolica, perché si terrà proprio sabato 27 novembre un convegno dedicato agli insegnanti di religione che vuole essere anche un po' una provocazione. Il titolo è infatti "Perché insegnare ancora oggi religione?" e ne parliamo in compagnia delle nostre ospiti che sono venute a trovarci. Abbiamo Alessandra Catania, volto noto di Telebelluno, conduttrice del nostro telegiornale. Ben trovata Alessandra. Grazie Luisa, a tutti voi. Oggi qui in rappresentanza comunque dell'ufficio diocesano per l'educazione e la scuola, infatti tu sei proprio direttrice dell'IRC, insegnanti religione cattolica per l'ufficio diocesano. Ben trovata di nuovo. Grazie. Accompagnata da Paola Barattina, che invece è l'incaricata pastorale dell'ufficio diocesano educazione e scuola. Ben trovata Paola. Grazie dell'invito. Allora, cominciamo proprio subito, Alessandra, con te, con questa provocazione. Quindi, perché insegnare oggi religione? Questo momento di formazione, che è, diciamo, quasi all'inizio dell'anno scolastico, è stato voluto appositamente un po' per motivare, rimotivare gli insegnanti di religione. Perché comunque noi siamo in una società che è sempre in evoluzione. Sempre in evoluzione con anche poi, insomma, veniamo anche da 2 anni ovviamente non facili e l'insegnamento della nostra materia si pone sempre delle domande, no? Sappiamo anche che è alternativa, insomma, c'è anche un aspetto giuridico che ci fa essere diversi, tra virgolette, rispetto alle altre materie. Però è anche vero che in Italia ci sono 83% di avvalentesi, si dice così, cioè di studenti che si avvalgono della religione. Quindi un 83% non è poco, vuol dire che comunque una, se vogliamo, ricerca, una volontà di partecipare a quest'ora nella scuola c'è. Poi è vero, per onore di cronaca, diciamo che la maggior parte sono la percentuale maggiore al sud rispetto che al nord, noi teniamo tra un 60 e un 70%, ecco. Però sono appunto ragazzi che sono presenti in classe e dove si vuole dare un'occasione sostanzialmente di riflessione su alcune tematiche, diciamo, della vita, ecco, un'occasione che magari in una vita frenetica come la nostra, dove ci si ferma anche poco, può essere un momento prezioso per i nostri ragazzi e in realtà loro lo capiscono, lo accettano anche piacevolmente, anche dalle medie alle superiori che magari diventano un po' più grandi e possono magari scegliere di non farlo, in realtà continuano a farlo. Ecco, la religione che immagino comunque Alessandra sempre più si relaziona o comunque entra in contatto con quelle che sono anche le criticità, le problematicità della società, cioè un insegnamento che amplia i propri orizzonti, immagino. Assolutamente sì. Infatti, diciamo, c'è un po' un'escalation di argomenti dalla prima. Adesso io parlo soprattutto delle superiori perché sono le superiori, ma diciamo da domande che gli adolescenti si fanno, per esempio in prima, quindi una ricerca di senso, delle domande di senso della vita, dà anche comunque un excursus di varie religioni, insomma, ecco, perché comunque loro, per esempio, fanno esperienza di essere in classe con dei musulmani, anche con degli induisti, per esempio, quindi conoscenza anche di altre religioni, sempre naturalmente in riferimento comunque ai nostri valori cristiani, ecco, questo c'è sempre ovviamente. Quali sono comunque le opportunità che diciamo, questo tempo dell'insegnamento della religione può offrire ai nostri ragazzi? Comunque, diciamo, loro si trovano ad operare nel contesto della scuola, che è la prima grande agenzia di formazione per la crescita di uno studente. Deve essere diverso anche il rapporto che possono avere in un momento di dialogo, di confronto con l'insegnante rispetto a quello che può esserci in famiglia. Infatti, intanto col fatto, diciamo, della non obbligatorietà ci porta anche a essere più rilassati da un punto di vista anche dei voti e lo sono anche gli studenti ovviamente. Quindi nel momento in cui il ragazzo lavora e si impegna, lo fa perché gli interessa veramente, non per ottenere un determinato voto. E entri anche in una relazione molto più serena e tranquilla anche con l'insegnante, che è spesso presente anche al di fuori, perché noi purtroppo abbiamo soltanto 1 ora alla settimana, però
effettivamente tanti colleghi poi si adoperano per molti altri ulteriori progetti che ci portano a incontrarli poi anche al pomeriggio, a fare incontri anche di sera, ma e anche proprio come riferimento è capitato, perché anche Paola, fino all'anno scorso è stata anche lei insegnante alle superiori, come riferimento anche di proprio questioni che, come hai detto te, magari non sempre in famiglia si riesce, no? Quindi tu fai anche un po' da, se vuoi, trade union, con, mantenendo sempre una certa discrezione, se il ragazzo lo vuole, anche con i propri, con i genitori, per esempio, insomma, cioè, direi proprio un'effettiva collaborazione per far crescere ed educare i nostri ragazzi. I nostri giovani. Senti Alessandra, prima di passare la parola a Paola, raccontaci un po', l'ufficio stesso in quest'ultimo tempo si è evoluto, ha cambiato un pochettino anche gli organi, insomma, sì, la direzione stessa e quant'altro. Come si presenta adesso l'ufficio? Sì, c'è stata una bella rivoluzione effettivamente, perché formalmente come direttore era Don Graziano della Caneva e Don Alex sostanzialmente. Lo sappiamo, Don Graziano era il vicario del vescovo, quindi insomma ne aveva di lavoro, e quindi in qualche modo è stato delegato Don Alex Fascellari, che per questi anni ha seguito fattivamente l'ufficio scuola. Il vescovo ha voluto, non soltanto con il nostro ufficio ma anche con altri, diciamo dare un'impronta un po' diversa, anche dando spazio ai laici. E così è stato anche per il nostro ufficio, che per anche la sua complessità, diciamo, ha pensato di creare un'equipe. E quindi abbiamo appunto, io sono responsabile del, diciamo, dell'ufficio scuola per gli insegnanti di religione, quindi per la formazione specifica, per le cattedre, le nomine, le supplenze, il rapporto con le scuole. Poi appunto Paola parlerà del suo ruolo come incaricata di pastorale anche per educatori, non soltanto insegnanti di religione. Poi abbiamo Manuel Savi, che è supporto da anni, per fortuna c'è sempre come pilastro e segue l'aspetto più amministrativo e burocratico, e Don Alex è rimasto come delegato, diciamo, della diocesi, come sacerdote, aiuto spirituale. Che quindi un insieme, diciamo, sì, proprio per affrontare queste, sì, queste tante tematiche. Esatto, perché è un ufficio molto più complesso magari rispetto agli altri, quelli diocesani. Ecco, allora coinvolgiamo proprio Paola Barattin, per quanto riguarda la parte di pastorale. Che cosa significa? Infatti qual è il raggio d'azione, le attività che voi svolgete? Beh, la Chiesa si pone, la diocesi, ecco, attenta, diciamo così, alle problematiche educative, scolastiche e formative. Vuole essere presente là dove ci sono, promuovere delle iniziative, ma essere anche attenta a cosa avviene, ecco, nel campo dell'educazione e in particolare anche nel mondo della scuola, attenta alle esigenze anche di insegnanti, dirigenti, le famiglie, no? Ecco, non solo per quanto riguarda, insomma, l'insegnamento della religione. Diciamo così che fa un po' da ponte anche tra le realtà associative, gli organismi, anche gli uffici pastorali stessi, ecco, fa un po' da ponte, offrendo, ecco, una possibilità di dialogare su questi temi. C'è una commissione che esiste da un po' di anni, adesso col Covid, naturalmente, con l'emergenza ci si è un po' fermati, e che riprenderà la propria attività a breve, che ha un impegno di studio, di riflessione, di ricerca, ecco, diciamo, sulle situazioni della scuola, anche proprio nella concretezza poi storica di quello che sta avvenendo, che è attenta anche a quello che è una promozione di iniziative anche di associazioni o organismi, diciamo così, non strettamente legati alla diocesi. Per esempio è un'attenzione particolare che ha rivolto la diocesi al comitato Belluno Comunità che educa, nella promozione di diverse attività, anche la carta per la scuola che è stata sottoscritta e
l'anno scorso, presentata anche in questa sede, oppure la collaborazione con le scuole in rete per un mondo di solidarietà e di pace. Ecco, l'ufficio vuole essere attento a queste realtà per poi animare e offrire opportunità di partecipazione anche nelle parrocchie, nei territori, collaborando con le convergenze foraniali, che sono un po' i gruppi di lavoro che coordina pastorale nelle varie realtà territoriali. In diciamo. Modo, immagino, Paola, di rendere comunque i ragazzi, i nostri giovani, anche sempre più protagonisti del presente, della vita, della società, della comunità stessa. Certo, certo. Soprattutto ci sono anche delle iniziative già in atto proprio dalla pastorale, dagli uffici della pastorale giovanile, la pastorale della famiglia, pastorale missionaria, ecco, quindi la nostra attenzione vuole essere quella di valorizzare e di riportare anche nelle scuole, no? Uh-huh. Ci sono anche degli interventi nell'ora di religione da parte dei nostri, diciamo così, amici che collaborano in queste attività per i giovani, che le possono promuovere anche attraverso la presenza nella scuola nell'ora di religione. Se mi permetti, aggiungerei, come hai detto tu, dei giovani, ma anche la Chiesa. Sì. Cioè la Chiesa, la diocesi, tutte le persone appunto protagoniste di questa realtà, che vuol far vedere che collabora con la società, con la comunità laica, se vogliamo, certo, anche se non c'è una contrapposizione, no? Ma che si inserisca direttamente nel territorio, ecco, quindi una collaborazione che effettivamente si radica nel territorio anche da parte della Chiesa e della diocesi. Senti, Alessandra, parlaci appunto del convegno di sabato. Sì, allora, come primo incontro di formazione di quest'anno per gli insegnanti di religione, appunto ci sarà il 27 novembre questo incontro con il relatore Luca Raspi, che è un insegnante di religione che viene da Genova e anche uno psicologo, e ha scritto una serie di libri, tra cui appunto Perché insegnare ancora oggi religione. E questo mi era venuta come idea proprio per un po' iniziare le attività di quest'anno a scuola per i nostri insegnanti e cercare di motivare e rimotivarci tutti quanti, visto che sono ancora dentro, e perché insomma sentire magari da qualcuno che comunque ne vale la pena, lo sappiamo, però qualche volta è un po' faticoso, insomma, ecco, questo non dobbiamo negarlo. E quindi mi sembrava un buon inizio, ecco, è un libro, peraltro ha scritto appunto questo libro diviso in quattro parti, e lui si concentrerà soprattutto su quelli due centrali, legato ai bisogni dei ragazzi e ai bisogni dei docenti. Ecco, quindi insomma un invito, un appuntamento per gli insegnanti di religione per approfondire queste tematiche. Paola, volevi aggiungere qualcosa? No, come insegnante di religione potrei aggiungere che davvero credo, ecco, che abbiamo bisogno di rimotivarci, ma anche di valorizzare quello che già viene fatto, no? Ecco, quello che è presente nella scuola, che viene sempre apprezzato, come diceva prima Alessandra, sia dai ragazzi, sia dagli insegnanti, dalle famiglie, per questa opportunità anche di affrontare tematiche non solo di attualità, ma anche in risposta alle questioni etiche emergenti. Spesso i ragazzi le affrontano solo a scuola, ci fanno più fatica, ecco, a casa o fra pari, diciamo. Allora io ringrazio ancora Paola e Alessandra per essere state con noi, buon lavoro ovviamente a voi e a tutto il vostro staff che vi segue. Grazie Luisa, grazie a tutti. A tutti quanti voi buona continuazione d'ascolto, arrivederci.